Questa sera qui dall'Auditorium San Luigi di Canegrate abbiamo il piacere di presentarvi uno spettacolo che manderemo in onda anche su OneTV, sul canale 112, in occasione, possiamo dirlo tranquillamente, magari non è nato proprio solo con quello scopo, ma in occasione del 700enario della morte del sommo poeta Dante Alighieri. Noi ovviamente non abbiamo un ologramma per far partecipare direttamente Dante, però dai, ci siamo andati abbastanza vicini perché abbiamo con noi un attore, una persona di cultura, veramente un grande maestro. Adesso mi dirà cosa dici, non t'azzardare, però insomma una persona che davvero della cultura ha fatto una ragione di vita, della divulgazione e anche di questo mestiere che non tutti riconoscono come tale, che è la recitazione. È Luciano Mastellari, che ringrazio per essere qua. Ciao Luciano. Sì, grazie a voi, ciao. Ciao Sara. Allora, Luciano è qui perché noi parleremo di Convivio Infernale. Sì. Convivio Infernale è una, possiamo dire, un'opera, magari, o come possiamo definirla? Un'invenzione letteraria, cioè un'idea che ha avuto Monia Marchiori, che ha pensato, no, di presentare in modo un po' anticonvenzionale questo inferno dantesco, Convivio Infernale, perché è tutto incentrato sull'inferno di Dante, su alcuni peccatori, cioè in pratica ha pensato di dare una struttura drammaturgica, no, a dei diavoli che istigano a parlare i peccatori, cioè che si prendono un po' quello che è il ruolo dell'io narrante, che nell'opera originale, nella commedia, è Dante. Dante stesso. Invece lì, sai, uno dice, lo puoi fare in tanti modi, prendendosene tutta la responsabilità e il rischio, ma la consapevolezza, e anche avendo ovviamente sotto una preparazione formidabile. Monia adesso, poi dopo, quando vedrà questa cosa, mi sentirà, mi rincorrerà, voglio dire, se ne è uscita col 60 da classico, è capobibliotecaria, è una che dorme in mezzo ai libri, non solo ci lavora durante il giorno, eccetera, eccetera, ne sa e come, e appoggiandosi sulla lezione del maggior studioso dantesco che abbiamo, che ha collaborato, no, a far sì che anche Benigni la leggesse in modo un po' meno benignesco, esatto, degli inizi, no? Perché lui arrivava a un certo punto, poi si fermava, faceva la battuta. Invece, grazie fortunatamente al noto studioso, adesso la fa in un modo un pochino diverso, no? Cioè, sì, fa prima il suo modo di spiegare, no, andando anche sopra o fuori le righe, ma è il suo stile, va bene, per divulgare va bene tutto, e poi invece quando c'è da dirla la dice come va detta, cioè quindi con la scansione ritmica, così. Questo della scansione ritmica è poi un tema che molto spesso chi interpreta i versi del sommo poeta, come l'hai chiamato, come viene definito, insomma, il nasone fiorentino lo chiamavamo, esatto, noi dopo mesi che ci si lavorava sopra. Ma anche a scuola credo che qualcuno ogni tanto, sì, insomma, si lanci, sì, in queste, poi, chissà poi, insomma, se l'iconografia corrisponda o meno a quello che era l'aspetto di Dante. E, voglio dire, che fa lui, no? Porta lì con una... Facciamo una cosa, torno indietro un attimo perché sennò mi... Okay. Allora, a me ha sempre incuriosito e ho trovato una risposta soltanto quando poi da insegnante sono stato chiamato nella scuola dove mi sono diplomato tanti anni fa, cioè quella del piccolo teatro che poi si è chiamata Paolo Grassi, no? A insegnare. E io dissi una volta, chiamato lì, ma scusate un attimo, ma... sono solo 20 anni che faccio teatro, perché mi chiamate a insegnare, io sono da imparare ancora tutto, no? E dice, ragazzi, questo è l'atteggiamento giusto, proprio questo, no? Allora è proprio cominciando così a cercare di far capire agli altri, no? Sai bene che uno va oltre i propri limiti di conoscenza o di supposta conoscenza per arrivare alla comprensione, cioè far proprio, no? Ed è stato in quel momento che mi sono posto la domanda, dico, ma perché la chiamata commedia, di Lina poi sappiamo che gliel'ha aggiunta, no, il suo grande estimatore Boccaccio, commedia, avrebbe potuto scrivere, io credo, più coerentemente Il Viaggio,
sì. Alla ricerca non di Nemo, ma insomma, ma poteva chiamarsi anche nel mezzo del cammino di nostra vita, cammin, sarebbe cioè, stato la crisi, non so quello che vuoi, no? E invece la chiama la commedia. E fra l'altro in una scuola di teatro dice, insomma, ragazzi, ragioniamoci insieme, no, con i miei allievi, nel senso che poi avevo scoperto quello che è lì sotto gli occhi di tutti, cioè questo fa entrare in scena e fa uscire di scena i personaggi con un meccanismo che sostanzialmente potrebbe essere didascalico, no? Cioè, come se ci fosse, fra parentesi, inclinato, come di solito si fa le didascalie, no? E lui a me, quell'altro, ma, e quell'altro entrando, e allora lui gli ha detto, no? Due punti, virgolette. Esatto. O tu che vieni, eccetera, eccetera. Vedi, senza immaginare, anche perché si era in un periodo in cui 1300 il teatro non esisteva, se no qualche letterato a corte scribacchiava, ma non esisteva nella forma in cui lo chiamiamo noi e non esisteva assolutamente più se non in qualche sacra rappresentazione, ma qualche rappresentazione all'interno delle chiese, coi clerici vaganti, eccetera, eccetera. Quindi proprio questo termine ormai desueto, così fuori, apparentemente anche fuori luogo, viene invece adottato da uno che sta inventando, non solo sta proponendo la lingua, ma la sta codificando in un modo che noi ormai usiamo inconsapevolmente, dandosi delle regole, che sono quelle del ritmo che dicevo prima, che lui per primo si costringe ad applicare, per cui chi poi deve interpretarlo nel senso di tradurlo, di trasmetterlo, no? Interpreta nel senso proprio di traduttore dalla pagina scritta a chi ascolta, deve assolutamente adottare, perché sennò non è così, è come per te che sei cantante, se mettessi in una canzone, no, gli accenti da tutt'altra parte, dice guarda Sara che non è così. C'è la metrica, una metrica, o la rispetti o ne scrivi un'altra, esatto. E fai un'altra cosa. E questo è stato il lavoro che io personalmente, avendo questi anni di lavoro specifico alle spalle, ho fatto per quanto concerneva la parte di testo, che ovviamente viene presa dall'inferno, da parte di Monia, e fa dire ai personaggi che entrano in scena, cioè i vari peccatori che vengono stuzzicati dai diavoli e da Caronte. Ecco, quindi al di là del discorso, insomma, anche tecnico che adesso Luciano ci ha illustrato, già possiamo immaginare, se ci sono anche dei demoni, dei diavoli che entrano in gioco, che questo Convivio Infernale, che tra l'altro è uno spettacolo, possiamo anche definirlo così. Anche un reading, una lettura, esatto, drammatizzata, come si dice. Ecco, questo è proprio il termine più adeguato, giustamente il maestro lo fa notare. Il maestro è Margherita. Esatto. C'erano Paolo e Francesca con Marco Ciapparelli in qualche puntata del nostro One TV On Stage, che scoprirete. Sì. Però insomma ci sono tanti binomi, in questo caso maestro e Sara Zambon, Margherita non ce l'abbiamo. Però dicevo, appunto, al di là di questo discorso di come chiamare questa pièce, questo reading, vogliamo sapere, insomma, un pochettino, qualche anticipazione, ma senza entrare troppo nei dettagli, per quanto riguarda chi mette in scena questa rappresentazione, perché diciamo, tu sei un po' l'anima di questa compagnia teatrale, la Compagnia dei Gelosi, che insomma qui in zona conosciamo molto bene, perché davvero abbiamo potuto ammirare in tante occasioni. A onore del vero, per dirla giusta, io sono il nonno di questa compagnia, anzi lo zio, dai, diciamo lo zio, nel senso che l'anima veramente è Monia. Ora che adesso, senza raccontare tutta la storia, tutta l'evoluzione, perché sarebbe troppo lungo, però che questi Gelosi siano nati da un'esperienza partita tanti anni fa e di cui io mi sono fatto carico, cioè il lavoro in alcune scuole della zona, cioè il Liceo Galilei di Legnano, il Maggiolini di Parabiago, il Rebora di Rò e qualche altro istituto, in quello che era la fine degli anni 90. GULP, no? Si chiamava Progetto Giovani, ecco. Pensa che comunque io non potevo partecipare, ero già oltre
Gli studi anch'io, quindi... Ops. Hai continuato a studiare lo stesso, altre cose, no? Sì. Vabbè. Allora c'era non questa... al liceo. vabbè, dai. Cioè, abbiamo potuto realizzare, dico abbiamo, perché in pratica questi ragazzi alla fine dell'esperienza comune dentro la scuola sono letteralmente venuti a suonarmi il campanello a casa dicendo prima quando eravamo a scuola ci avete tanto rotto le scatole per stare insieme, così mo che ci siamo diplomati, che siamo fuori, già fanno fatica ad accoglierci se andiamo a ritirare il diploma. Noi vogliamo continuare a fare teatro. Come si fa? Amici miei, cari bambini, è qui. Teatro, ci vuole un posto, ci vuole l'opportunità, ci vuole qualche cosa. Il caso, chiamiamolo così, che non esiste, Jung ne sa qualcosa, ha fatto sì, sincronicità. Ha fatto sì che in occasione della sagra del Carroccio, siccome io ho fatto per un lungo periodo la voce ufficiale della sagra, quindi conoscendo persone dentro che erano anche amici di vecchia data, mi è stata data l'opportunità di presentare un progetto che avesse a che fare, attinenza col periodo della battaglia di Legnano. È nato così questo progetto che è durato 5 anni di riproposizione del teatro medievale, cioè il percorso che aveva fatto il teatro rinascendo dentro la chiesa, e quindi abbiamo cominciato con Assassino alla cattedrale, che è un testo contemporaneo, ma si rifà proprio all'uccisione di San Tommaso Becket. Tommaso Becket, Moro era, okay. Era il filosofo, anch'io mi confondevo, no? Okay. Tommaso Moro è contemporaneo di Shakespeare, sì. Becket è contemporaneo di Alberto da Giussano, che non è mai esistito. Esatto. Cosa ho detto? Ne parleremo un attimo. Facciamo finta di niente. Di niente, no? E infatti viene ucciso sostanzialmente gli stessi anni in cui avviene la battaglia di Legnano. Quindi io partendo da lì io ho pensato a questa e ho riunito, ho potuto mettere in campo queste forze straordinarie che erano questi ragazzi di 20 anni, soprattutto ragazze, e poi continuare nel quello che è stato anche proprio il percorso storicamente del teatro medievale, che dalla chiesa si è spostata sul sagrato e poi nella piazza, poi nelle corti e poi è diventata la festa dei folli. Ciò detto, proprio al termine di questo percorso, ho ritenuto opportuno, prima che l'uccisione del padre da simbolica potesse diventare effettiva e dire, siete cresciuti abbastanza, adesso andate avanti voi. C'è stato qualche mugugno, ma è stato il momento in cui appunto Moni ha preso in mano la situazione ed è stato un momento molto, molto importante per loro, perché sono dovuti crescere di colpo e poi si sono sviluppati dando vita ad un certo punto a questa compagnia dei Gelosi, che anche qui non a caso ha un riferimento storico molto preciso, cioè prende il nome di una delle prime compagnie di commedia dell'arte, che si è costituita davanti a un notaio legalmente, dicendo ma noi facciamo un lavoro, questo con buona pace di chi del nostro esatto. Ha sempre pensato che sia soltanto una passione. A proposito, sai cosa rispondo? Io posso andare a ruota libera, sai certo. Cosa rispondo a quelli che mi dicono, ma è una passione? Io dico, anche quella di Cristo è stata una passione, ma non si è divertito per niente. È vero, e tutte le cose serie comunque, anche se appassionano, costano fatica, ricordiamolo, perché sembra altrimenti che sì, sia tutto leggero e leggiato. Se tu non si alza la mattina e dici, cosa faccio? Cioè, oggi scrivo Amleto, guarda, peccato che per arrivare a fare quella roba lì, prima avesse studiato tutta la letteratura italiana, esatto. Eccetera, da cui ha rubato tutti i soggetti, ma ha scritto così, genialmente. No? Quindi dietro ci vuole una grande preparazione, e i commedianti dell'arte avevano questa preparazione, quindi erano autentici professionisti, senza contare che allora, a differenza di oggi, in cui le comunicazioni avvengono in tempo reale da una parte all'altra del mondo, costituivano anche con loro girovagare più o meno, no, a volte anche costretto, no? Perché sì. Arrivava il principe offeso dalle battute che loro, per far ridere il pubblico, no, avevano inventato, no? Portavano notizie, cioè veicolavano informazioni che se no non avrebbero potuto arrivare da un capo all'altro della penisola, ed esportarono poi questa
geniale forma di, innovativa di teatro, intanto le donne sul palcoscenico, cosa che prima era assolutamente, cioè, scandaloso, impossibile, no? Con degli esempi eclatanti come Isabella Andreini, no? Esportandola in tutta Europa, quindi facendo nascere quella nuova forma di teatro che poi trasformandosi è quella che conosciamo noi oggi. Ecco, questo è anche per dare una forma professionale di teatro, no? Totalmente professionale, esatto. Totalmente professionale. E il lavoro dei gelosi, che non sono professionisti, ma che lavorano in questa direzione, cioè dandosi delle regole da professionisti, ecco, cioè non alla Volemose bene. Certo, non alla Tarallucci e Vino. Non a Tarallucci e Vino, io dico sempre che tutti hanno diritto di farsi una bella partita a scapoli contramogliati, ma se uno vuol fare il calciatore, è deciso a fare il calciatore, d'accordo col papà, deve cominciare a 9-10 anni e andarsi ad allenare anche se piove. Esattamente. E poi, se uno vuol fare l'attore di professione, magari comincerà qualche anno dopo, ma dovrà studiare tanto, faticare tanto, e questo non basterà, perché poi dopo arriveranno delusioni, arriveranno soprattutto la mancanza di quel lavoro che si cerca sempre di perseguire. Questo lockdown a me ha fatto male sentir dire in questo lockdown da parte di gente che apriva la bocca per dare aria alle gengive, vogliamo tornare a teatro, ma se prima erano semivuoti. È vero, ma questa è una prima grande verità, semivuoti, ma di cosa state parlando? Ma andateci davvero al cinema, ma io al cinema ho cominciato a dare 6 anni, stavo a Legnano, andavo al cinema dell'Oratorio tutte le sere, allora non c'era ancora la televisione, eccetera, eccetera. Ti sedevi, vabbè che costava, fatto un rapporto, ho provato a fare un rapporto, è come se adesso andare al cinema costasse 1 euro. Tu capisci che andresti tutte le sere, anche se c'è la televisione, anche se vedi una baggianata, e cioè, certo. Non ne frega, no? Ti sedevi, dicevi, cosa fanno stasera, no? E sì. Vedevi, poi c'era la settimana income, stiamo parlando di secoli fa, probabilmente, però era anche un modo di stare insieme, di così, no? Sognare insieme, o di pensare e ragionare insieme se si va a teatro, laddove quello che avviene in palco porta a ragionare, porta a pensare. Sicuramente questo convivio, qualche riflessione, anche proprio come impatto, no? Perché rispetto al modo in cui c'è stato porto Dante a scuola, c'è una bella differenza. Ecco. Immagino, e spero anche in certi versi, anche se devo dire che credo siano in pochi anche coloro che si sono trovati chiaramente forzati a studiare Dante a scuola, perché è un'imposizione che esiste, penso, da sempre. Da qualsiasi riforma, non è mai stata tolta. Beh, ma ci mancherebbe altro. Assolutamente sì, però fa un po' pensare al discorso che sono 700 anni, che lui è partito per questo viaggio, che ha solo ideato in maniera così molto geniale, L'ha copiato. Questo l'avevo sentito dire, in effetti, che comunque è andato anche lui a ravanare nel torbido. No, è molto più semplice, voglio dire, anche questo semplice e complicato allo stesso tempo, nel senso complicato nel momento in cui qualcuno tira sulle barricate e i fili spinati. ormai abbastanza accettato, anche se un po' torto collo, il pensiero, l'idea, suffragata da alcuni fatti abbastanza incontrovertibili, che Dante abbia preso lo spunto da un libro precedente, che è il libro della Scala di Maometto, che è la raccolta di racconti della tradizione orale dell'islamismo, che là dove si dice che Maometto è salito in cielo passando prima attraverso l'inferno e poi il paradiso, loro non hanno il purgatorio. Quindi già l'idea non è originale, ma attenzione, come dicevo prima, anche Shakespeare non è mai originale, non c'è una trama in Shakespeare che non sia
rubata. Attenzione, il mediocre copia, il genio ruba. E non si fa scoprire, soprattutto no, non si fa se scoprire. Non magari a distanza. Chiaramente in una maniera tale che tu dici, ma chi se ne frega chi ha avuto l'idea prima. Esatto. No? Infatti, senza voler offendere nessuno, io francamente trovo quantomeno fortemente ripetitivo questo libro della Scala di Maometto che canta la lode di Dio, eccetera, eccetera, come giusto che sia. Ma il rapporto, per esempio, tutto quello che incontra Dante, l'enormità di personaggi, quindi anche la competenza, la conoscenza, no, di tutti questi, della filosofia, non solo della storia di questi personaggi, ma di quanto hanno rappresentato proprio nell'evoluzione della cultura occidentale, è inarrivabile. Quindi imparagonabile. Poi che l'idea non sia stata del tutto sua, ce ne frega assai. Ma si può sempre migliorare. Quando si parte da una buona base non si può far altro che migliorare, no? Si dice così. Però in effetti, dicevo appunto prima, chi a scuola se l'è trovato lì un po' per forza, sicuramente sull'inferno il parere è unanime, ti rimane inchiodato in testa. E probabilmente anche col passare degli anni qualche frase te la ricordi e comunque lo apprezzi, perché è talmente immaginifico, talmente ricco quasi fumettoso addirittura, molto, no? Perché molto. Leggendolo, facendo la parafrasi, perché leggendolo è un'altra cosa, in effetti si vedono proprio comparire nella mente questi personaggi, presi un po' di qua, un po' di là. E credo che sia impossibile trovare qualcuno che davvero dica no, l'inferno di Dante non mi piace, non lo digerisco. Purgatorio e Paradiso sono un pochettino più ostici, cambia anche il linguaggio, sì, chiaramente, certo, non è più il volgare. Certo, però non c'è dubbio, come hai detto tu, e d'altronde sono le cose che hanno detto i ragazzi gelosi, no? Quando abbiamo cominciato a distanza, fra l'altro, no? A fare le lezioni in questo accidente di roba, però piuttosto che niente, ma piuttosto, esatto. Abbiamo fatto così, no? In cui illustravano, dicevo, ecco qui, immaginatevi che, vedete un po', ma quando dice cignesi con la coda tante volte, cosa vuol dire? Che è la coda lunga abbastanza per, oppure usa la coda lunga normalmente e la gira tante volte? Ma, dice, ma allora è un fantasy spettacolare, certo. Molto fantasy, c'è molto fantasy. Assolutamente. E queste bestiacce che volano, questi mostri, no? Lucifero, ma anche Cerbero, lo stesso Minos, che non ha niente a che fare con la mitologia, ma è messo così. Cioè, tu dici, ma porca miseria. O se ora si era fatto della robaccia, no? Chi lo sa cosa c'era nei prati del 1300. Che strane margherite ci fossero, esatto. Allora non lo sappiamo, no? E è veramente strepitoso. Poi queste figure che saltano fuori in questa maniera così anche virulenta, no? Non possono non colpire la fantasia, si fa a scuola quando c'hai 15 anni, voglio dire, non possono non imprimersi. Quell'altra che arriva lì, no, tutta bella, vestita d'azzurro, che dice adesso ti porto io. Colei il cui bell'occhio tutto vede. Sì, certo. Insomma, in teatro si dice di questi personaggi che sono delle tinche. Ah, no? Caspita. Dice una tinca, no? Nel senso che... E lì appoggiata sul fondo. Sì, non ti dà soddisfazione, no? No? Perché magari pesa, no? Pensa che anche di Giulietta, nel Romeo e Giulietta di Shakespeare, dice che è un po' una tinca, no? La Lucia Manzoniana è un po' una tinca. Su questo sono assolutamente d'accordo. Beh, insomma, davvero con Luciano si potrebbe stare tutta una vita a parlare di tutti questi aneddoti, di queste curiosità, che poi curiosità non sono, anzi, sono sintomo di una conoscenza veramente enciclopedica, oserei dire. No, ma è così, diciamo, dai. Che la curiosità mi spinge a leggere più cose, casomai, se voglio, no? Laddove trovo uno spunto di cui ignoro, me lo segno a parte e vado a ricercare da dove può essere venuto, e questo mi fa capire quanto sono ignorante, perché quello mi apre nuovi interrogativi e non si finisce più. Sei molto socratico in questo senso. dai, sì, perché si impara, no, comunque hai ragione, io sono assolutamente d'accordo con te, si dovrebbe imparare una cosa nuova ogni giorno, una.
magari anche un migliaio. Però ecco, in questo senso la rilettura che può essere compenetrata all'interno di Convivio Infernale, che sarà appunto qui all'Auditorium San Luigi di Canegrate il 12 novembre, avremo modo magari addirittura di andare a scoprire qualche dettaglio che o ci era passato via studiando la Divina Commedia, o semplicemente che magari non avevamo preso in considerazione nella giusta maniera. Assolutamente sì, e devo dire che in questo Monia è stata, usiamo il termine corretto, diabolica. Intanto nel proporre il titolo, cioè lo chiama Convivio, perché Convivio è stata la prima opera che Dante ha scritto in italiano. Esatto. E lì convivio nel senso che mette insieme, come se si trovassero in un convivio, no, questi diavoli, e chiamassero ad alzarsi in piedi dal tavolo a raccontare la loro, no, un po' come all'osteria, no? Dai, Beppe, saltasci, contasci, allora anche, no, chi tempi là, mi ricordo quando ero, ecco. E lì quell'altro invece sono tutti incazzati neri perché sono stati cacciati lì, e quindi, no, questi personaggi a tutto tondo vengono anche presentati in maniera tale per cui chi non ricordasse la storia, parlando loro solo per se stessi, vengono ricordati e contestualizzati proprio dal lavoro dei diavoli fuori, dicono tu che hai fatto così, 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 così. Di modo che i ricordi, no, studenteschi che dicevamo, no, di tanto tempo fa, ritrovino una loro collocazione. Insomma, alla fine ci siamo sentiti dire da almeno così quello che pensava magari di annoiarsi, porca vacca, ce l'avessero fatta in sta maniera, mi sarebbe piaciuto anche a me, no? Sì. Ma addirittura siamo arrivati ad avere, e tengo molto a questo perché veramente è stato un riconoscimento inaspettato e estremamente gradito, sono presentati proprio appoggiati ai leggi anche due fogli, insomma, le riproduzioni di due pagine dell'edizione appena l'anno scorso, edita da Treccani, preziosissima. Abbiamo chiesto l'autorizzazione, che ci è stata concessa, e la sera in cui abbiamo presentato al Castello di Legnano, qui come inizio delle manifestazioni organizzate dal liceo di Legnano. Sì, e dai liceali per sempre, che da liceali per sempre, ricordiamo, la certo. Professoressa Ferrario, la mia ex prof di matematica. Ecco. È vero. E sono venuti alla fine, sapevamo che erano presenti e la cosa un po' ci preoccupava, no? Due rappresentanti della Treccani, i quali alla fine sono venuti entusiasti, lo dico con una punta di emozione più che di orgoglio, no? A dirci: vi nominiamo nostri ambasciatori, sentite, organizzateci la tournée che noi ben volentieri andiamo nelle scuole. No? Perché fatto così fa proprio venire voglia di... Ah, dico, vabbè, meno male. Nel frattempo, e questo ci onora tantissimo, i gelosi sono stati riconosciuti dal Ministero della Cultura ambasciatori della lettura. E credo che sia qualcosa che, indipendentemente da me, che per altri motivi sto svolgendo un'attività collaterale, cioè ci sono nel momento in cui la mia attività precedente può essere utile, ma è bene che i gelosi, così come si sono sviluppati, continuino a lavorare perché stanno facendo un lavoro encomiabile, e quindi è un titolo che, diciamo, si sono meritati pienamente. E sono molto contento per loro e per me, naturalmente, che sono lo zio di tutti questi nipotini. Insomma, non è poco per me. Questo. Ci vuole sempre qualcuno che dia comunque il là, accenda la scintilla, mettiamola così. E devo dire che in questo ci sono stati tanti esempi che proprio dal liceo Galileo Galilei sono stati portati avanti anche in altri settori, ad esempio il professor Brusegan, che lui poverino doveva insegnare a tutti i costi disegno tecnico e poi faceva tutt'altro, nel senso che insegnava comunque a dipingere, ad amare l'arte. Tu, Luciano, sei un altro esempio, ma io non sono liceale, non sono mica liceale, no, però i progetti sono stati portati avanti. Grazie, io ho cominciato proprio al liceo, e per il loro cinquantesimo
anni fa, quando mi chiesero di fare qualche cosa, io proposi e riuscii a portare al Museo Pagani, quindi in un contesto assolutamente straordinario, anche lì il caso, quello che era il mio saggio di fine primo anno. Quell'anno toccò a me portare a conclusione il percorso didattico del primo anno alla Paolo Grassi, e avevo fatto una collazione di tre testi di Aristofane, di cui sono protagoniste le donne, no? Che sono la Lisistrata, le donne alla festa di Demetra e le donne in assemblea. Allora, e non ce n'era una in scena? Di giusto? Donne? No, erano tutte. No, ma nel senso. Ah, poi, allora? Recitativamente parlando, non ce n'era una in scena. Se non sbaglio, anche il teatro greco non c'erano donne. No, assolutamente, ma per motivi molto culturali in primis, e poi perché sostenere quei ruoli era di una fatica insopportabile, cioè non ci si pensa, quando si parla di teatro greco, no? C'è il luogo comune che dice che c'è un punto in cui tu fai cadere la moneta, sì, solo in quel punto lì però. Sì, poi c'è il Deus Ex Machina che risolve tutto, nel frattempo. Ma bisognava, come si dice in gergo, avere tanta canna, bisognava spingere mica poco, quindi era una fatica anche, e poi era inconcepibile che delle donne andassero in quello che si chiama appunto il punto sacro, no, del rito che deriva dall'antichità, no? E quindi era impensabile. Le donne compaiono sulla scena molto dopo. Ma ci siamo prese delle belle rivincite. Sì, direi anche con gli interessi, e infatti trovo assolutamente dissennati i tentativi da parte di qualche maschietto di negarli. Ma succede sempre più spesso, però insomma, noi ce ne facciamo una ragione e dimostriamo con i fatti, e quindi va bene così lo stesso. Luciano, io ti ho detto, ti terrei qui anche tutta la sera, tutta la vita, perché no? No, sono esagerato. No, però il tempo è tiranno. Hai molto da fare. Sì, no, poi a parte gli scherzi, noi non vediamo l'ora di vedere in scena questo Convivio Infernale. Come ho detto, sarà il 12 di novembre qui, dall'Auditorium San Luigi di Canegrate, e alle 21, però la cosa che è importante ricordare per noi di One TV è che poi sarà trasmesso anche sul nostro canale 112 del Digitale Terrestre, quindi ci sarà questa doppia valenza sia teatrale che televisiva. E direi, insomma, il grido di Papè Satan Aleppe, molto Aleppe. Ma cosa vuol dire questo? Non l'ha scoperto ancora nessuno, sbaglio? Fra l'altro, nella lettura che fanno le ragazze dicono Pape, okay. Lì c'è un... No, sono scuole di pensiero. Sì, insomma. Sì, infatti, quando è stato presentato, dice, avrei qualcosa da ridire sul Pape. Dico, guarda che tutti hanno sempre qualcosa da ridire. Sempre, l'autore non può dire la sua, quindi ogni interpretazione, a mio modo di vedere, è lecita laddove è fondata su qualche base e non su ipotesi così fantasiose, esatto. o del tutto come dire, insostenibili. Quindi se è vero, come è vero, che Dante usa l'endecasillabo cosiddetto perfetto, non tanto perché, anche se scrivere meglio è piuttosto difficile, suppongo, ma proprio è una sì. Definizione, nel senso che ritmicamente si basa sul battere ritmicamente sulla sesta e sulla decima sillaba, in alternativa sulla quarta, la settima o l'ottava e la decima, no? E lui si impone questo. Se tu leggi diversamente cambia molto spesso il significato della frase. Quindi come Pape invece Pape Satan o Pape Satan, l'importante è che sia Satan, e esatto. Quindi il diavolo. Oh, una l'ho presa in tutte le sillabe una. Beh, allora io ringrazio davvero tanto Luciano Mastellari. Ma grazie a voi. Ci sarebbero un sacco di altre cose da dire, ma magari le aggiungeremo poi anche quando presenteremo su Facebook poi la nostra intervista che andrà in onda in anteprima, proprio per presentare questa bellissima esperienza che non vediamo l'ora di farvi vedere. Grazie Luciano, a presto. Grazie a voi, mi raccomando, Aleppe, 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 il
Il 12 novembre del 2021, ovviamente alle 21, all'Auditorium San Luigi di Canegrate. Ciao.